Recuperiamo l'oggetto numero 2, futuro del collegio dell'Onosi situato nel quartiere di Elce di Perugia, interroga il consigliere Mancini. Prego, consigliere. Grazie Presidente, parliamo di una delle più importanti istituzioni che sono presenti nel nostro territorio, Presidente, e stiamo parlando appunto dell'Onosi, un'istituzione che tanto ha dato dal punto di vista formativo di assistenza a studenti di tutta Italia e così è radicata nella città di Perugia, non solo che merita una particolare attenzione come oggi questo documento vuole porre all'attenzione dell'Aula. Quindi, carissima Presidente, ricordato che l'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani è un ente senza scopo di lucro, nato da un'idea di un medico di Forlì, il dottor Luigi Casati, che nel 1874 la illustra al primo congresso nazionale di medici condotti a Padova. Nel 1890 i professori Carlo Lauta di Perugia e Lorenzo Bruno di Torino promuovono una sottoscrizione tra sanitari per fondare un'associazione che si prenda cura dei loro orfani. Il ricavato della sottoscrizione venne affidato a una commissione e nel 1892, tra le tante richieste di assistenza, sceglie 5 orfani tra più i bisognosi, in rappresentanza di diverse zone d'Italia, ospitandoli in base ad una convenzione presso l'Istituto Sant'Anna di Perugia. Ecco dove inizia la storia, Presidente, come lei saprà, di questa importante associazione e istituto. Con il Regio Decreto del 20 luglio 1899, che ne approva lo statuto organico, l'opera viene eretta in ente morale con la denominazione del Collegio Convitto per i Figli Orfani di Sanità Italiani in Perugia. Nel 1901 si inaugura a Perugia il primo collegio convitto per gli orfani di sanità italiani. Arriviamo al 1995, in base al decreto legislativo 509-94, l'Onosi insieme a EMPAV, Cassa degli Avvocati, Cassa dei Notai, Cassa degli Ingegneri, eccetera, si trasforma in ente pubblico in fondazione privata. Ricordato che la missione dell'Onosi è sostenere, educare, istruire e formare i giovani per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere al mondo professionale del lavoro. L'ente eroga prestazioni in favore degli orfani e in talune condizioni di figli di sanitari contribuenti, quindi medici, chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nonché di contribuenti stessi in condizioni di vulnerabilità e non autosufficienza. Dal 2013, oltre a confermare l'impegno a sostegno della fragilità, si aggiungono infatti ulteriori concreti sussidi in favore di sanitari contribuenti in condizioni di non autosufficienza. Preso atto, secondo quanto riportato dai organi di stampa, che l'Onosi sarebbe intenzionato a demolire la maggior parte dei fabbricati del collegio situati nel quartiere Elce di Perugia, con l'eccezione della palestra, rimessa recentemente a norma e attualmente in uso alla sede distaccata dell'Istituto Pieraldi. Considerato che la demolizione del complesso dovrebbe iniziare nel 2024, Presidente, e che richiederà non meno di 18 mesi per il suo completamento, considerato altresì che la ricostruzione del nuovo collegio dovrebbe essere effettuata nello stesso sito ma con dimensioni totalmente ridotte, l'attuale struttura ha una capienza di 300 posti, ma per il futuro sarebbero previsti molto meno posti, sia per la ridotta presenza di studenti, sia per la completa attivazione delle sedi situate alla Cupa e a Montebello. Considerato che la presenza studentesca nel quartiere di Elce è significativa sia dal punto di vista commerciale che per quello che attiene alla vita culturale e sociale del medesimo quartiere, tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta per sapere se la Presidente intende incontrare i vertici dell'Onosi al fine di conoscere gli intendimenti della Fondazione in merito al futuro della sede di Elce. Grazie. Presidente, che sei? Sì, buongiorno a tutti. Allora, il tema che è stato sottoposto con questa interrogazione è un tema sicuramente che già è all'attenzione mia personale, ma anche del Comune di Perugia. Attualmente sappiamo bene che l'Onosi è presente a Perugia con diversi immobili, fra cui il Collegio appunto unico di Elce. Nel passato, come veniva ricordato, la Fondazione ha ospitato moltissimi giovani che si sono formati appunto a Perugia e ha impattato molto in modo positivo sulla città e sulla nostra università. Ora, il tema del possibile progressivo distacco della Fondazione da Perugia è un tema atavico
in parte è stato anche ricordato, ma voglio proprio precisarlo, che risale addirittura alla fine degli anni 90, che poi si è concretizzato dal punto di vista specialmente edilizio fin dal 2013, quindi 10 anni fa, anno in cui venne fatta una perizia dove praticamente con la quale si riteneva l'immobile di Elce non rispettoso delle normative edilizie, quindi anche dal punto di vista strutturale, del comfort necessario. Da lì iniziò un processo di riallocativo degli studenti che si iscrivevano appunto a Perugia. Negli ultimi anni la Fondazione ha studiato numerose soluzioni per il Collegio Unico di Elce, bocciando a maggio dello scorso anno delle soluzioni tampone e arrivando alla determinazione della demolizione e ricostruzione di un nuovo collegio. Questo è lo stato dell'arte al momento. Tale costruzione, sostiene la Fondazione, apre una finestra di 5 anni in cui, nonostante l'impegno della Fondazione stessa, occorre vigilare affinché le dovute soluzioni riallocative non avvantaggino poi altri territori nazionali. E questo lo sappiamo perché ci sono varie sedi in giro per l'Italia. Al momento gli ospiti della struttura sono stati tutti trasferiti in via della Cupa e a Montebello. Purtroppo abbiamo un problema che si registra da svariati anni di un numero di presenze sicuramente che si è abbassato nel corso del tempo. Oggi abbiamo circa 130 studenti tra collegiali e universitari a fronte dei 450 delle origini e del dimensionamento del collegio. Naturalmente, come accennavo prima, questo è anche il risultato del fatto che si sono aperte altre sedi universitarie in altre città italiane: Bologna, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pavia e Torino. Inoltre è da considerare che dagli anni 90 le domande di collegio per la fascia scolastica non universitaria sono crollate. Attualmente sono soltanto 7 gli studenti che frequentano le scuole superiori, quindi la fascia scolastica. È evidente che il rifacimento del collegio di Elce è un tema della Fondazione su cui le istituzioni si sono già attivate da tempo, e voglio riferire al consigliere Mancini che ho già incontrato una volta i vertici dell'ONAOSI, ma mi riservo di rifarlo ancora, anzi addirittura siamo in qualche modo in sintonia con il Comune proprio per poter ulteriormente risentirli su questo. Per quanto attiene tra l'altro la procedura di demolizione e ricostruzione di cui si parla, noi attualmente non abbiamo nemmeno ancora una traccia ufficiale di questo progetto e di questa scelta. È altrettanto evidente che i dubbi che sono stati posti dall'interrogante, stante appunto i numeri che abbiamo e che ho appena citato, sono da prendere in considerazione, ma allo stato anche della situazione esistente, del fabbisogno che è richiesto dal numero degli studenti che partecipano a Perugia, per cui la difficoltà nel mantenimento del dimensionamento originario effettivamente sussiste, perché è dato appunto dai numeri dell'iscrizione. Ora è altrettanto ovvio che ci troviamo, come per tanti altri dossier di maggiori dimensioni e di più netta anche competenza della giunta regionale che abbiamo affrontato, sicuramente è un fascicolo ed è una problematica di cui stiamo cercando di farci carico e lo continueremo a fare, ma quello che voglio precisare è che questa situazione è una situazione che nel corso degli anni si è venuta man mano sviluppando, e devo dire non è che ci sia stata questa incisività nell'intervenire. Questo è un grande problema ed un grande male, perché assolutamente l'opera della Fondazione vede la propria sede in Umbria, proprio a Perugia, deve essere in tutti i modi portata avanti e anche tutelata e implementata.
Come dicevo prima, insieme al Comune abbiamo fatto fronte con delle interlocuzioni congiunte, anche con la controparte e con i livelli di governo, che proseguiranno naturalmente anche in ottobre. L'auspicio e l'azione delle istituzioni comunali e regionali è volta al fatto che il collegio resti laddove è, che la fondazione resti a Perugia e che l'area di Elce resti vocata anche all'ospitalità di studenti che nel frattempo possono invece vedere Perugia come centrale in questa pur diffusa dislocazione dell'UNAOSI e che purtroppo in questi anni si è persa, quindi tornare a quel vigore, a quei numeri, e noi ce lo auspichiamo di poterlo realizzare questo obiettivo. Quindi io assicuro vigilanza e attività a tutti i livelli. L'ho già fatto, lo stiamo facendo, sicuramente torneremo ad interloquire con la dirigenza dell'UNAOSI attuale, e questi due principi fondamentali, sede a Perugia e implementazione del numero degli studenti, specialmente quelli non universitari che sono veramente arrivati a numeri troppo esigui, possa invece ritornare ad ampliarsi. Grazie. Mancini, prego. Grazie Presidente. Io, il suo intervento è esaustivo e ci dà anche una notizia, che già c'è stata questa interlocuzione, ma non di meno ne annuncia altri, anche ovviamente coinvolgendo l'amministrazione di Perugia. Dal suo intervento si capisce pienamente l'interesse che lei condivide con questa comunità per tutelare un'istituzione che è nel cuore dei perugini, ma che è nel cuore ovviamente di questa regione. Ovviamente è un'offerta di accoglienza che si unisce alle nostre università, e penso non di meno di altre parti d'Italia questa città rappresenti un luogo dove poter formare medici e non solo, a vantaggio della comunità umbra in questo periodo di formazione, ma dell'Italia intera. Quindi spero che lei abbia successo nelle sue interlocuzioni, perché lo merita la città, lo merita la storia di questa regione. Quindi mi dichiaro, Presidente, pienamente soddisfatto. Grazie. Oggetto numero 4, interroga la consigliera Puletti, risponde l'assessore Morroni. Prego. Grazie Presidente. Con questa interrogazione torno a parlare, come in più di un'occasione la Lega ha fatto in quest'aula, di caccia, di un'emergenza che comunque sta riguardando non soltanto l'Umbria ma anche a livello nazionale, che riguarda il numero esorbitante cinghiali che stanno sempre più abitando i nostri comuni, i nostri centri abitati. Recentemente c'è stata una direttiva da parte del governo nazionale che riguarda appunto l'attuazione di un piano straordinario per questa emergenza, che in più di un'occasione abbiamo sollevato anche insieme al consigliere Mancini e al collega Castellari. Attraverso questa mia interrogazione quindi intendo chiedere all'assessore gli intendimenti della giunta regionale a seguito dell'adozione del piano nazionale straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, perché sappiamo tutti che con il decreto del 13 giugno del 2023 il ministro dell'ambiente e il ministro dell'agricoltura hanno adottato questo piano per la gestione del contenimento della fauna selvatica. Tale piano si compone di un articolo e di un allegato e avrà una durata quinquennale. La natura programmatoria e di coordinamento del provvedimento adottato a livello ministeriale sarà chiaramente propedeutico a tutte le regioni italiane, anche a quelle che negli anni hanno comunque adottato dei loro interventi straordinari, che dovranno comunque adeguarsi a quelli nazionali. Ricordo che l'efficacia dei piani regionali passa per alcune azioni che devono essere contenute all'interno di questo documento su cui basare l'attività venatoria all'interno del territorio regionale. Esse sono: 1. La valutazione degli impatti e l'analisi dei rischi potenziali causati dalle specie target sulle attività antropiche, sull'ambiente e sulla biodiversità. 2. L'individuazione dei target da raggiungere per la mitigazione di tali impatti e di tali rischi. 3.
la chiara ripartizione spaziale e temporale dell'attività finanziata al raggiungimento dei target previsti. È altrettanto vero, e lo sappiamo benissimo, che un capitolo a parte merita quella che è la specie del cinghiale, dove i piani regionali di interventi urgenti dovranno quindi adeguarsi anch'essi al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, perseguendo gli obiettivi e di ricondurre ad un numero adeguato alla realistica possibilità di prelievo venatorio, che in più di un'occasione abbiamo sottolineato in quest'aula, della popolazione degli ungulati nei centri abitati, causa di precarie condizioni per la sicurezza stradale e non solo. Considerato che per garantire l'efficacia e l'efficienza delle azioni di abbattimento e di cattura le regioni italiane hanno la possibilità di ampliare tramite una legge regionale la categoria degli operatori del controllo, oltre alla disciplina statale, includendo quindi persone con formazione adeguata in conformità con la sentenza numero 21 del 2021 della Corte Costituzionale, attraverso questa interrogazione, che ricordo è stata protocollata il 30 agosto scorso e sottoscritta anche dai colleghi Mancini e Castellari, intendo chiedere quali sono le modalità e le tempistiche con cui si intende adeguare la normativa regionale attualmente in vigore al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica entro la data indicata dal decreto ministeriale, che è quella del 28 dicembre 2023. Grazie. Assessore, vicepresidente Moroni. Sì, grazie. Grazie presidente. Consigliera Puletti, si ritiene innanzitutto necessario evidenziare che la normativa regionale non necessita di alcun adeguamento alla disciplina statale, tanto che la proposta di piano straordinario per la gestione e il contenimento del cinghiale ha già ricevuto a fine luglio il parere favorevole di ISPRA. Tale non necessità di modifica della normativa riguarda anche l'ampliamento della platea di soggetti che possono intervenire nell'attività di controllo, in quanto la norma regionale, legge regionale la 14 del 94, ed in particolare l'articolo 28, il comma 1, dispone che l'attività di contenimento della fauna selvatica possa essere effettuata da persone nominativamente individuate ed è quindi una platea più ampia rispetto a quanto prescritto dalla nuova formulazione dell'articolo 19 della legge 157 del 92. Tra l'altro penso che non le sfugga anche un altro dato che mi preme portare alla sua attenzione, che le suddette attività e disposizioni sono state tutte superate dal piano straordinario di cattura, abbattimento e smaltimento di cinghiali e azioni strategiche per l'elaborazione di piani di eradicazione nelle zone di restrizione della peste suina africana 2023-2028 sottoscritto in data 7 settembre 2023 dal commissario straordinario il professor Vincenzo Caputo. Al fine di dare attuazione quanto prima al nuovo quadro delineatosi, che vede principali attori il settore della sanità, sono già stati effettuati due incontri bilaterali tra il commissario straordinario e gli assessorati, quindi quello del sottoscritto e quello della sanità e le relative direzioni competenti. Pertanto, tenuto conto anche del lavoro già svolto per la redazione del piano straordinario ai sensi dell'articolo 19 ter della legge 157 del 92, si ritiene che a breve saremo in grado di presentare il nuovo PRIU, piano regionale di interventi urgenti, che tiene conto delle nuove indicazioni sancite dal piano del commissario straordinario, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi già fissati per ogni regione dal piano stesso per quanto attiene l'eradicazione della peste suina. L'obiettivo di contingentamento numerico della popolazione di cinghiali fissato per l'Umbria è pari per il periodo 2024-2028, perché il piano mantiene la sua proiezione quinquennale, a 44.000 capi annui, di cui 24.000 derivanti dal prelievo in regime di caccia imbraccata, girata o caccia singola, 10.000 attribuibili alla caccia di selezione e altrettanti 10.000 derivanti dall'attività di controllo. Nel triennio 19-21, che è la media, diciamo, che è stata presa a riferimento
nel piano straordinario predisposto dal commissario, quindi mediamente il dato medio registrato in questo triennio per queste tre diverse tipologie di attività, quindi attività venatoria o imbraccata o ingirata o singola, attività di selezione, attività di contenimento, da questi numeri abbiamo prelevato 21.855 cinghiali mediamente ogni anno nel triennio in questione. Di questi 18.630 in forma di caccia braccata, girata o caccia singola, 256 caccia di selezione. Faccio presente a questo riguardo che il numero è molto basso perché la caccia di selezione è stata introdotta durante questo triennio, quindi non ci sono dati per ogni anno dei tre anni presi in esame, quindi ecco perché il numero è particolarmente basso, e 2.969 è l'attività di controllo esercitata mediamente nei tre anni in questione. Quindi dei 44.000 capi, 24.000 dovranno essere abbattuti, 24.000 circa, con l'attività venatoria, braccata, girata o caccia singola, 10.000 attività di selezione e 10.000 attività di controllo. Grazie. Prego, consigliere Apuletti. Grazie Presidente, grazie Assessore per questa sua risposta dettagliata e puntuale e precisa. Come ho ricordato nella mia introduzione, ovviamente questa interrogazione era datata 30 agosto e sono contenta di apprendere che in questo periodo si sia proceduto a sviluppare degli adeguamenti che in realtà, come ha detto lei, erano già predisposti ed erano già sulla base dei lavori. Resta un problema, Assessore, il problema è semplicemente, ma lo sappiamo tutti, i numeri che lei mi ha dato sono sicuramente numeri importanti, ma che necessitano, parlando dal territorio, parlando con i cittadini e con le singole associazioni, necessitano comunque di un intervento. Mi risulta che lei abbia da circa un anno, forse anche più, una proposta del piano di contenimento da parte di Federcaccia. Mi risulta che la Libera Caccia in più di un'occasione gli ha fatto delle proposte, così come anche l'Enal Caccia so che ha delle interlocuzioni sulla questione. Questo semplicemente per sottolineare il fatto che bene il lavoro della Giunta su questo indirizzo, su questo percorso, ma chiaramente il dito puntato da parte del mondo venatorio su un problema che comunque serve affrontare, non soltanto da un punto di vista numerico e tecnico, ma con delle azioni ben precise, magari anche rivedendo, qualora lei lo ritenga opportuno, gli stessi regolamenti, che possono magari anche agevolare quello che è quella che appunto è la caccia. Lei mi parlava chiaramente di selezione, mi parlava di girate, sono tipologie di modi, tipologie di caccia che a mio avviso andrebbero adattate attraverso una mappatura dei territori e in base alle singole caratteristiche dei territori, distinguere ad esempio le zone vocate da quelle bianche e in base a quello adattare una tipologia di caccia che può essere anche in alcuni casi l'eradicazione. Quello che voglio dire con questa mia risposta è che sicuramente l'indirizzo preso è un indirizzo positivo. Magari però possiamo anche aggiustare in corso d'opera alcune situazioni. Noi avevamo anche chiesto con il collega Mancini, ancora il collega Castellari non era entrato, attraverso una mozione di prolungare quella che poteva essere, attraverso chiaramente nelle sedi opportune, di prolungare la caccia al cinghiale dai 3 ai 5 mesi, ed era stata anche avallata la questione, se lei ben ricorda, dal direttore dell'istituto zooprofilattico, il quale appunto sottolineò la bontà della nostra iniziativa e con la quale io capisco, Assessore, che lei continua, però ripeto, non, lei ha avuto, lei, Assessore, però mi perdoni,
lei ha avuto la sua una consigliera che è fuori tempo, la chiedo in cortesia, ha avuto la possibilità di rispondere, le sto semplicemente ricordando quelle che sono magari anche le necessità dei territori, visto che non l'ascolta l'assessore, perché in più di un'occasione gli abbiamo fatto anche presente tempo, anche sulla questione arrivo presidente, gli abbiamo fatto anche presente la questione sulla preapertura, poi per lei va tutto bene e di nuovo le associazioni invece sottolineano che non va tutto bene, quindi accolga questi nostri consigli semplicemente perché sono consigli che poi ricadono sul territorio e trovano una congruità a quelle che sono, non lo dice la Lega, lo dicono le associazioni. Concludo, assessore, con un appello nel chiedere che magari nei tavoli tecnici possano essere inseriti anche quelli che sono i membri dei rappresentanti della caccia, come ad esempio gli ATC o come le associazioni venatorie, perché fondamentalmente sono loro i principali interessati a quelli che possono essere ottimi suggerimenti per il proseguimento. Grazie.